qui e volevo farle una domanda. Le frontiere della fisica, secondo lei... Sicuramente nel mio campo io mi occupo di fisica cosiddetta astroparticellare, che è qualcosa che è a metà tra la fisica delle particelle e l'astrofisica. Beh, uno degli argomenti sicuramente di grandissimo interesse che tutti vorremmo avere una risposta è capire di che cosa è fatta la materia oscura, perché vede, tutto questo, il bosone di Higgs, tutto il modello standard di particellarità è stato un grande successo, anche bene, è arrivato il premio Nobel. Però poi abbiamo scoperto che il modello standard si applica solo al 5% del bilancio energetico dell'universo, che 5 volte tanto è fatto di un tipo di materia che non conosciamo. Quindi capire di che cosa è fatta questa materia sicuramente è una grande sfida, molti ci stanno lavorando, moltissimi anche al laboratorio del Gran Sasso, ma in tutto il resto del mondo, e quindi, come dicevo, mi piacerebbe arrivare a vedere la risposta su questo argomento. Bene, grazie. E i neutrini solari li conosciamo bene? Bene, i neutrini solari diciamo che conosciamo abbastanza. Ci sono delle caratteristiche dei neutrini, non solo solari, dei neutrini in generale, che ancora ci mancano. Per esempio l'esperimento a cui io lavoro adesso in Cina è per vedere, misurare l'ordine delle masse dei neutrini. Non sappiamo se il neutrino è una particella di Dirac o di Majorana, e questo, diciamo, in che modo eventualmente possa avere contribuito anche al fatto che l'universo è fatto solo di materia e non di antimateria. Quindi anche sul neutrino ci sono, conosciamo molto, perché già sono decenni che li studiamo, però ancora c'è molto da fare. Ok, siamo pronti per farlo allora. Grazie. Bene. Mille. Auguri allora. Grazie, arrivederci. Arrivederci.